cosa c'è? Venga! Qua nel bosco c'è una donna morta. Come? Sì, c'è il corpo di una ragazza. Qualcuno l'ha uccisa. Ma dove? Laggiù, nella radura. Mi dà la sua bicicletta. Per fare cosa? E come cosa? Per andare a chiamare la polizia. Chi l'ha uccisa deve essere ancora qui vicino. Il corpo è ancora caldo. Vado alla centrale del latte, là c'è un telefono. Oppure ci va lei? No, io no. Allora mi dia la bicicletta. Su, togliamo questa cassetta. Ah, scusi, come si chiama lei? Dove abita? Mi chiamo Beck. Abito a Perkov, ho il negozio di animali, in Tannhäuser Straße. Senta, le do un consiglio. Non resti qui, se ne vada a casa. Quel farabutto è ancora in giro. Poi le riporto la bicicletta, va bene? Sì, d'accordo. Certo. Sì, aspetto qui. Sì, va bene. A minuti sarà qui la polizia. Burgstaller, serve rifornimento? Lava il cassone. Lei è Loman? Sì, sono io. Salga. Che cos'è successo? Un cadavere nel bosco. E una ragazza, l'hanno trovata ora. Non si muova, ci possono essere delle tracce. Sì, sì, sto fermo. Senta un po', non è meglio cercare nel bosco? La lucisa che è poco. Non si fa niente finché non arrivano quelli della omicidi. Autopattuglia 2011, parlate. Continuate la sorveglianza. Sì, va bene, veniamo su. Hanno ammazzato una ragazza. Nel nostro bosco? Sì, proprio dove quella volta abbiamo trovato tutti quei funghi. Ah, vicino alla riserva. Sì, era appena successo quando sono arrivato io. Come? Sei andato là a vederla? Sì. Ma come hai potuto? Io mi interessava, che c'è di strano? Un omicidio. Sì, è tremendo. E magari l'assassino era lì intorno. Acquattato da qualche parte e poteva vederti, no? E addirittura ammazzarti anche. Me, non credo proprio. Poi è venuta la polizia? Io non l'ho aspettata. Ho preferito andarmene. Buongiorno, signora Lear. Oh, buongiorno. Vengo per la pompa del mio acquario. Sì, gliela prendo. E vorrei anche del mangime per i pesciolini. Sì, signora. Non la trovi? Tieni. Grazie. Eccola. Aspetti che gliela incarto. Grazie. Pensi cosa mi ha raccontato ora mio marito. Stava tornando in bicicletta dal vivaio, perché abbiamo portato la macchina a riparare. Si trovava nel bosco e gli viene incontro un taglialegna che aveva scoperto un cadavere. Cosa mi dici? Sì, una ragazza assassinata e anche da pochissimo tempo. Oh, santo cielo, è terribile. Oh, quant'è in tutto? Dunque, 6, 3, 10 marche e 50. Tenga. Arrivederla, signora Laura. Arrivederla. Dove sei finito? Devi subito spiattellarlo a tutti. E perché non dovrei dirlo? Che male c'è? No, niente. Ti chiedo scusa, la cosa ti ha fatto molta impressione. Te lo puoi immaginare, no?
A chi telefoni? A Manfred. A lui devo dirlo. Aveva telefonato alle 8 e io gli ho detto che eri andato al vivaio. Ciao Manfred, sono Hans. Scusa un momento. Vieni qui per piacere. C'è una cosa tremenda. Sì, mi è successa oggi. Bisogna che te la dica. Nel bosco qualcuno ha ucciso una ragazza. E io ero a pochi passi. Quando arriveresti? Passaporto inglese. Joan Harrison. Nata il 17 agosto 59. Cosa è venuta a fare qua? Forse una studentessa. Qui dice presso famiglia Kröne, Münchener Strasse 101. Qua non leggo io. Hölriegelskreuz. Non è lontano, mi pare. Si arriva qui a piedi in un'ora. Però qualcuno potrebbe avercela accompagnata in macchina. Va, Ringo, cerca. Le lettere vengono dall'Inghilterra. Mittente Harrison, Liverpool. Qua, Ringo. Fiuta l'erba. Sente qualcosa? Ringo? Guarda un po'. Ehi, qua c'è una scarpa. Giù. È qui per terra. Bravo, Ringo. Vieni, andiamo a cercare ancora. Ringo? Signore, può venire un momento? Ma cosa è capitato? Hanno ucciso una ragazza. Siamo della sezione omicidi. Oddio, e quando? Io sono passato di qui poco fa. Cioè, precisamente? Sarà un paio d'ore fa. Si vedono ancora le orme del cavallo, credo. Così giovane, poveretto. Da che parte veniva lei? Venivo dalla scuderia, che è là, un po' più lontano, a circa 2 chilometri. Non ha incontrato nessuno? Sì, sì, ho visto un boscaiolo, un uomo che misurava i tronchi. È uno che conosco di vista già da parecchio. Ma oltre lui nessun altro. Ha visto veicoli? Un camion della centrale del latte. E dove l'ha visto questo camion? Giù, sulla strada. E mi dica, ha visto in che direzione andava? Sicuro, andava alla centrale. E per caso ha notato anche che ora era? 2 ore, 1 ora e mezza fa. Poco preciso, non eh? Non fa niente, non ha visto la ragazza? No, no, però un momento, una cosa l'ho notata. Ho sentito il rumore di un motore. Di un'auto? L'ha solo sentita? Sì, ho sentito il motore in avviamento e poi la macchina che partiva, ma non so dire dove fosse né dove andasse. Poteva essere la strada di sopra o quella di sotto, purtroppo non sono in grado di dirlo. Non era piuttosto un furgone, un trattore? No, no, un'automobile, ma non posso precisare se fosse dentro il bosco o fuori del bosco, perché i rumori quando sono portati dal vento possono ingannare sulla distanza. E dietro il bosco c'è un'altra strada. Se posso esserle ancora utile, lo dico. No, grazie. Fermo. No. Riprenda la cavalcata, verremo noi da lei. È il cadavere che lo rende nervoso. Già. Vuole andarsene. Scusi, come si arriva alla scuderia? Proseguendo diritto per il sentiero, non potete sbagliare, ci arrivate davanti. Grazie. Prego. Grazie mille. Buono, buono. Arrivederci. Voglio osservarlo meglio alla scuderia. Hai notato comunque i suoi calzoni? No. Alle ginocchia. Nessuna traccia d'erba. Non è una buona pista. Beh, io vado. Senti, dov'è il taglialegna? È qui, più avanti. Cosa c'è? Venite! Qui c'è una bicicletta. È una bella distanza. Io infatti ero lì, in quel punto all'incirca. Lui è venuto da quella parte. Era in bicicletta e portava una cassa di piante fiorite legata al portabagagli della bici. Me la sono fatta prestare e poi sono andato alla centrale del latte a telefonare alla polizia. Lo conosceva già? No, io no. Gli ho chiesto il nome per potergli restituire la bicicletta. Cioè? Beck. Ha un negozio di animali a Perkov, a quanto pare. È venuto di là? Sì. E procedeva in bicicletta? Ah, no, no, la spingeva a mano. Portava la cassetta di fiori, che aveva un bel peso. A lei che impressione ha fatto?
Ma cosa devo dirle? Era agitato perché mi ero messo a gridare, c'è un cadavere. È naturale, le ha dato subito la bicicletta? Sì, subito. Lei gli ha detto di fermarsi qui ad aspettare? No, perché... beh, era meglio se tornava a casa, no? Con le piante, portando a spalla quella cassa pesante. E l'avrà portata, altrimenti sarebbe qua. Infatti è qua. E c'è anche qualcos'altro. Grazie. Prego. È qua, nei cespugli. È una bicicletta da donna, smontata. Qui c'è una ruota. E più in là una busta di attrezzi. Aveva avuto un guasto? Mm-hmm. Non era lì da molto? No, da poco. E vieni a vedere qui. Impronte di pneumatici, nette come se ne vedono di rado. Cosa c'è che non va? Fammi salire, Manfred. Devo parlarti a quattro occhi. Vai in un posto qualunque. No, devo fare una scappata a Rim. Perché? Ho un lavoro di pubblicità da consegnare a uno dei miei clienti. Alle 4 in punto lo aspettano a Francoforte. E quel boscaiolo? Credi che sospettasse di te? No, ma che? Voleva la bicicletta e basta. Non è affatto lui che mi preoccupa, ma la polizia. Quando mi interrogheranno, verrà a galla la storia che sono stato 2 anni in prigione. Perché dovrebbe venire a galla? Cosa vai a pensare? Con tutto il tempo che è passato. Quanti anni sono adesso? 8 anni. Un'eternità. Pensi che la polizia ci passi sulla spugna? Con quella storia sono marchiato a vita. Cosa devo fare? Manfred, dammi un consiglio, ti prego. Di quella brutta faccenda di allora. L'ha saputa tua moglie? No, saputa come? Sicché tu non gliel'hai detto. Sarei un matto, non ho aperto bocca. Per questo crepo di paura. E sono qui a chiederti un consiglio. Tu, al mio posto, che cosa faresti? Devo raccontare tutto prima che la polizia ci arrivi da sé. Ci ho pensato su tanto ed è la cosa più furba da fare. Mi sembra la prova migliore che sono un uomo aperto e sincero, no? Andrei là a dire, mia moglie è all'oscuro di tutto. Potrei chiedere che avessero riguardo. È possibile, no? Se Lore viene a sapere quel fatto, mi pianta, sicuramente. Quella volta non hai mica ammazzato nessuno tu, però. Sì, ma per poco. Quella in tribunale disse per poco. Vabbè, ma mentiva. Lo so anch'io che mentiva. E anche il giudice l'ha pensato, se no ti dava di più. Senti, Manfred, come sanno i precedenti, divento l'indiziato numero 1. Non andresti tu a dirglielo? Dirlo a chi? Alla polizia, naturalmente. Digli tutto, racconta com'è andata. Ma perché non ci vai tu? Tu te la caveresti meglio. Con la fifa che ho, io finirei col balbettare e mi ritroverei tra le guardie. A me preme che Lore non sappia niente. Avanti, va a dirglielo. Trova la scusa che sono spaventato. E va bene. Anzi, un po'. Non sei stato tu, vero? Sei impazzito o cosa? Ma dai, era una battuta. Un po' cattivo. Ma gli scherzi. No, nessuno è uscito a cavallo stamane, salvo il signor Stoker. E lui a che ora è uscito? Mi dispiace, ma faccio il mio dovere. Si figuri, la capisco benissimo. Voi dovete controllare tutto. Il signor Stoker è uscito verso le 8:30, 9. Alle 8:30. Non posso rispondere. Io invece posso farlo perché ho guardato l'ora. Erano le 8:30. C'erano altri cavalieri qui intorno? No. Lei ha detto che non è passato nessuno. No, sono sempre stato fuori, occupato coi cavalli. E non ho visto nessuno. Neppure a bordo di una macchina? Beh, sì, Burstaller, col camioncino del latte. Ma è il giro che fa ogni giorno. Nessun'altra macchina è passata? No. Io ne ho sentita una, ecco perché glielo domanda. No, dalla scuderia non è passato nessun altro.
Hans, è in tavola. Non ho appetito. Se vieni, vedrai che mangi. Ti ripeto che non ne ho voglia. Non riesci a dimenticare la scena? Non è questo, non so come spiegare. Ti comprendo, sai. Mio caro, ti ha colpito così tanto? Hai fatto male, sai? Non avresti dovuto andare a vederla. Sì, ho sbagliato. Vieni. Ti prego, Lore, non mi andrebbe giù. Di qui per ora non si passa. Dove vuole andare? Volevo solo un'informazione. È questo il luogo? Mi scusi, ma non vogliamo curiosi qui intorno. Posso sapere se c'è qualcuno della polizia criminale? Gli esperti della scientifica. Che vuole dalla sezione omicidi? Oh, niente, grazie. Ha testimonianze da fare? No, testimonianza non è la parola, è una cosa diversa. Comunque gli ispettori della omicidi si trovano ora alla centrale del latte. Ah, e come ci si arriva? Torni un po' indietro, poi giri a destra, vedrà un'insegna. Cosa guarda? La cassetta. Posso portare via quei fiori, sono di un mio amico. Non può portarli via per nessun motivo. Solo la polizia può decidere se un oggetto può essere spostato. Sì, sì, lo credo, mi scusi tanto. Ma sono piante fresche, andrebbero messe in terra. E invece restano qua. Burgstaller, c'è ancora? Io lo cerco. Questo Burgstaller è l'addetto che ritira il latte nei poderi del vicinato. Fa due giri, uno al mattino e uno al pomeriggio. Spero che sia ancora qua. Che tipo è Burgstaller? Beh, non è certo una cima. Ad ogni modo è pieno di buona volontà. Non è un parlatore. Almeno non si stanca la lingua come gli altri. E anche grazie a questo c'è da fidarsene. Ha buone note caratteristiche, come suol dirsi. Oh, sì, sì, non ha mai dato luogo all'agnanza. Per quanto... A cosa sta pensando? Ad un particolare strano che mi è venuto in mente ora. Questa mattina, quando quel boscaiolo è arrivato per telefonare alla polizia e avvertirla, ho notato che Burgstaller è venuto subito dopo di lui. E che cos'ha di strano il fatto? Beh, nel suo giro normale. Ebbene, Burgstaller deve compiere soltanto due soste oltre il bosco in due vaccherie. Perciò deve essere passato molto vicino al luogo dell'omicidio. Proprio quando è avvenuto. Beh, non è che io ne sia sicuro, ma non lo escludo. Ah, ecco. Venga qui, Buchstall. Vorrei parlargli da solo, se non le dispiace. Certo, certo. Venga con me. Fa lo stesso percorso ogni mattina? Sì. Parto sempre alle 9. Passa davanti alla scuderia? Sì. E dopo attraversa il bosco? Sì. Stamattina hai incrociato qualcuno? No, no. Non ho incrociato nessuno perché è proibito passare di lì. Non parlo di una macchina, ma di un pedone o di un ciclista. Nessuno. Proprio nessuno davvero? No. Neanche nel bosco? No, le ho detto nessuno. Nemmeno un tale a cavallo? Ah, sì, quello l'ho visto. Dunque qualcuno ha visto? Quello lì col cavallo. Se ne vedono spesso perché lì vicino c'è una scuderia. Ma quello era molto lontano dalla scuderia? Non molto. Ah. E lei ha notato, non so, qualcosa di insolito in lui? No. Era fermo e guardava verso di me. Se non mi sbaglio, quel viottolo è piuttosto stretto, non è vero? Ah, sì, sì, è stretto. Ah. Allora, se lei lo percorre e poniamo incrocia qualcuno oppure supera una bicicletta, il ciclista deve scendere. Beh... Sì, per forza. Sono quei due là in fondo, stanno interrogando un nostro autista. Lo interrogano perché sospetta? No, perché passava sulla via del bosco. Ho capito. Grazie infinite. Scusi, una parola. È lei che conduce le indagini sull'omicidio della ragazza nel bosco? Sì, io. Mi chiamo Donk, Manfred Donk. Sono un amico di Hans Beck. Quello che ha imprestato la bicicletta al taglialegna.
Ah, sì, andavamo appunto da lui. Meno male vi ho trovati prima. Perché? Ecco, vede, è in uno stato di grande agitazione. Di conseguenza ha chiesto a me di venire a parlare con voi di una cosa. Di una certa faccenda che lo preoccupa. Cos'è che lo preoccupa? In breve, il fatto è questo. Hans Beck, tempo fa, sono 8 anni, fu coinvolto in un guaio dello stesso genere. Vorrebbe spiegarsi in modo più chiaro? Ebbe una denuncia da una ragazza. Una denuncia penale? Sì. Hans aveva condotto la ragazza in un bosco e lì le usò violenza. Così affermò la ragazza, ma lui l'ha sempre negato. Secondo lui si trattò di un incontro normale su cui anche la ragazza era d'accordo. Quando lei lo negò, quel poveretto si trovò in cattive acque. Ci vuole tanto poco a rovinare un uomo. La donna ci ripensa per un motivo qualsiasi e fa la denuncia. Quella là disse che Beck le fece violenza e che minacciò di ucciderla se lei non ci fosse stata. Quando accadde e dove? 8 anni fa a Norimberga, dove abitavo anch'io allora. E al processo come andò? Andò che Beck fu condannato a 5 anni in quanto il difensore non riuscì a smontare la denuncia. Eppure i giudici avevano dei forti dubbi. Io fui presente al processo, con lui c'era una vecchia amicizia e la cosa mi stava a cuore. E adesso come allora io sono convinto che Beck è stato incastrato. Dopo 2 anni uscì di prigione per buona condotta e si trovò un altro lavoro a Monaco, dove mi sono trasferito anch'io. Mi occupo di grafica. Come mai è venuto a farci questo racconto? Perché lui mi ha pregato di farlo. Mi ha subito telefonato supplicandomi di andare a casa sua e di aiutarlo. Voleva che vi informassi senza attendere che lo scopriste. Ma perché non è venuto di persona? Ah, la ragione è che lui pensava che il racconto, esposto da un altro, risultasse più obiettivo. Ah, ecco. Temeva che gli sfuggisse un tono incerto e di non apparire sincero. Ah, dimenticavo. Lui si aspetta naturalmente che andrete a fargli delle domande. Ora è sposato e di quella vecchia storia sua moglie non sa niente, assolutamente. L'ha sposata 3 anni fa, è un matrimonio felice. Lui ha una paura folle che venendo a saperlo lei lo pianti. E mi ha detto di riferirvela. Allora ci preceda e gli dica che stiamo andando da lui. Ah, e che stia tranquillo. Non parleremo di quella storia davanti alla moglie. Molte grazie. Grazie a lei. Di niente. Tu cosa ne pensi? Dice 8 anni fa. A Norimberga. Bavaria 127 chiama Isar, urgentissimo. Buongiorno. Buongiorno. Vengo a riportarle alla bicicletta. La ringrazio. Non vuole entrare un momento? Sì. È già stato interrogato dalla polizia? Sì, e mi hanno spremuto come un limone. Anche da me verranno, me lo aspetto. Già. Si accomodi. Prego. Lore? C'è l'uomo che ha trovato il cadavere. Buongiorno, Loman. Come sta? È stata una cosa terribile, vero? Può ben dirlo. Immagini il mio spavento. Sono quasi inciampato nel corpo. È Manfred, lo faccio entrare. Prego. Grazie. Hai parlato con loro? Sì, sì, gli ho raccontato tutto, però non so mica se era la mossa giusta, sai. Che cosa hanno detto? Voglio dire, come l'hanno presa? Ma appena ho finito si sono guardati. Mi sono sembrati sorpresi. Si capiva che i loro cervelli si erano messi in moto. Beh, è logico. Era più strano il contrario. Vieni, siamo di sotto. E di Lore? Gliel'hai detto che lei non sa niente? Sì. Terranno il segreto? L'hanno promesso, ma figurati se hanno un sospetto chi li tiene dallo spifferare tutto. Non voglio fare il profeta di sventure, ma chi lo sa. Per carità, Lore non deve saperlo, a nessun costo. D'accordo. Vengo con te? Sì, c'è quel taglialegna che ha riportato la bicicletta. Sta attento al gradino. Meno male che sei qui. Hai sentito che fattaccio? Hans me l'ha raccontato al telefono. Buongiorno. È sconvolto. Pensa che le è andato vicino a guardarla. Bella sciocchezza ha fatto. È lei che ha trovato il corpo? Sì, misuravo i tronchi e stavo attraversando il bosco verso il deposito. E dopo aver trovato la ragazza morta, cosa ha fatto? Mi sono messo a correre e a gridare finché ho trovato il signor Beck. Dove? Lontano? No, non molto lontano.
Ah, ma allora tu ti trovavi abbastanza vicino? Non prendertela se te lo chiedo, ma la deposizione di questo signore è importante. Per te, intendo. Ma perché? Cosa c'entra lui? Ma fammi il piacere, allora anche il signor Loman è sospetto. Io? Oh, mi scusi, faccio per dire. Ah, questa poi è bella, si va di bene in meglio. Arrivederci, io me ne vado. Ma aspetti, un momento, l'accompagno. Ti pareva una domanda opportuna. Hai dato l'impressione di sospettare di quell'uomo. Ed è proprio così? Manfred. Ma tu vivi sulle nuvole, non conosci la polizia. Gli faranno la stessa domanda. Quel taglialegna è indiziato del delitto come chiunque trovi un cadavere. È la prassi giudiziaria. E tu sei sulla stessa barca, anche tu sei indiziato, mio caro. Hans. E per un motivo semplicissimo, si trovava a poca distanza. Cosa faceva nel bosco? Da quanto era su quella strada? Ha incontrato la ragazza? Ha parlato con lei? Ma cosa ti salta in testa? La polizia le fa queste domande. Perché è obbligata. Sì, Manfred ha ragione. Come? Tu gli dai ragione? Nel senso che gli inquirenti fanno così, questo intendo, ecco. Beh, facciano le domande che vogliono, tanto tu non c'entri niente. Perché sei così nervoso? Caro, prova a sforzarti. Dimentica lo spavento che hai avuto. La vicenda in cui ti sei trovato coinvolto è orribile, ma non puoi cambiare le cose. No, infatti. Per favore, va tu ad aprire. Sì, vado. Vuoi calmarti, sì o no? È qui. Buongiorno, il signor Beck. Sono io. Polizia criminale, indaghiamo sull'omicidio nel bosco. Ah. E vorremmo parlare un po' con lei. Bene. Si sente male? No, no. Mio marito è rimasto sconvolto. La pena per quella ragazza. Ha sbagliato ad andare a vederla. Ah, perché è andato a vederla? Sì. Non so perché sono andato. Hai detto che pensavi che l'assassino fosse ancora nei pressi? Sì, è vero. Vorrebbe venire nel nostro ufficio? Lì si parla più comodamente. Le propongo una chiacchierata. Sì, vengo. Prego. Scusi, ispettore. Sì? Si accomodi pure. Grazie. No, con lei vorrei parlare a quattro occhi. Allora non devo venire? No, mi dia il suo indirizzo, mi faccio vivo io. Grazie. Arrivederci. Mio Dio, fa la figura di un delinquente in una macchina della polizia. Sì, fa un brutto effetto. E dopo la visita al vivaio, lei è andato subito a casa? Sì. Avevo fretta anche perché avevo appuntamento con Donk dopo. Stavo andando piano con la bicicletta e mi sono arrabbiato. La mandavo avanti a mano per via delle piante. E sì, la cassa dei fiori pesava e rischiavo sempre di finire in un fosso. Ha incontrato qualcuno? No, no, nessuno. Mi sono arrovellato per ricordarmi tutto. Ma posso assicurarle che non ho incontrato nessuno. Il camion del latte mi ha superato. Sì? Ma oltre quello nient'altro. No, solo quel camion. Nessuna automobile? Ho sentito un motore. Era il motore di un'auto? No, non mi sembrava in distanza. Ha visto un uomo a cavallo? No. Le ho già detto e ripetuto che non ho visto altro. Creda, ho un'ottima memoria. Ciò che ho visto l'ho detto. E non rammenta se ha incontrato una ragazza? No. Eppure percorreva il suo viottolo nella direzione opposta. E io non ho incontrato nessuna persona. Lei non mi crede. Perché sa la mia storia.
Sa che per una faccenda come... Sì, un po' simile a questa. Io ho avuto una condanna. Ho passato in prigione 2 anni. Ha mandato da noi il suo amico? Sì, è il mio migliore amico. È al corrente di tutto, era anche presente al processo. E l'ho pregato di venire a dirvelo prima che lo scopriste da voi. Sì, sì, ce l'ha detto. E sapendo questo non mi credete più. Scusi, venga qui un momento. Qui c'è una carta dettagliata della zona, una mappa militare, in cui si vede il bosco, si vede il vivaio. Ci vuole mostrare il percorso che ha fatto? Sì, volentieri. Mi scusi, ho i nervi a pezzi. Ma con quello che ho passato... Signor Beck, non si aspetti un trattamento feroce per i suoi precedenti penali. Forza, mi mostri il percorso. Sono andato qui. Questa è la strada. Questo è il potere vecchio mulino. Ci abitano 2 vecchi, domandi anche a loro. Certo, lo faremo. Dunque, lei ha percorso tutto questo tratto. La croce? È il punto del delitto. Lei mi crede colpevole? Per principio io non credo niente, voglio solo delle informazioni. Parla così, però nella sua testa è convinto che sia stato io. E invece no, io non c'entro per niente. Sulla mia strada non c'era nessuno. Va bene, allora parliamo di quella vecchia storia. Ho interpellato i colleghi di Norimberga, che dal dossier hanno estratto quanto segue. La donna era Gudrun Stein. Sì. Lei l'aveva incontrata in un bosco? Sì. Era in costume da bagno. Faceva caldo e si era svestita. La Stein dichiarò che lei le rivolse la parola, poi passò alle molestie e infine le usò violenza. Frottole, calunnie. Non si Questo scaldi, lo disse lei, non però... Non si scaldi, e la disse anche che le strinse le mani intorno al collo. Ma se lo era inventato? Talmente forte che la donna temette di perdere la vita. Perdere la vita? Qui è scritto così. Ma io non sono un omicida. Però i segni sul collo c'erano. Già. Per me questo resta un mistero. Signor Beck, lei dice di non aver incontrato la ragazza inglese? No. Vorrei da lei una risposta più esplicita. No, non l'ho incontrata. L'ha vista soltanto dopo morta? Questa è... Sì, è lei. Abbiamo avvertito la famiglia presso la quale abitava. Dicono che era una ragazza piena di brio, che parlava molto perché studiava il tedesco e aveva interesse a parlarlo con gente di ogni tipo, magari con estranei. Quindi, niente di più facile che abbia conversato col suo assassino. Briosa, cordiale, amichevole. E quel qualcuno ha interpretato male. È probabile. Però non ha parlato con me. Con me no. Prego, venga avanti. Grazie. Eh sì, fa da studio e serve da abitazione insieme. Carino, complimenti. Lavoro per la pubblicità. E con successo, devo dedurre. Sì, ma bisogna spremersi il cervello, la concorrenza è spietata. Già. Si accomodi, prego. Grazie. Posso offrirle qualcosa? No, non si disturbi, grazie. Eccoci qua. E il mio amico Beck è nei guai, vero? Oh, non direi nei guai, ma ha un precedente che certo non contribuisce a metterlo in buona luce. Mi diceva che siete buoni amici. Abitavamo vicini, ci conosciamo, si può dire, da una vita. La sua disavventura allora mi colpì moltissimo. Per me era lampante che Beck fosse innocente. Parla di una sua convinzione? Sì, la sua spiegazione era credibile. È curioso che ci sia un parallelo. Voglio dire, quel fatto avvenne in un bosco. Sì, c'è della somiglianza. Avete chiesto gli atti del processo? Ah, sì. Allora sapete come andarono le cose, come Hans si fece intrappolare da quella donna. Prima ti gettano l'esca e ti fanno capire che ci stanno e poi tutto a un tratto strillano che non ne vogliono sapere. Non gliele mandò a dire l'avvocato di Hans.
E a mio modesto avviso, questa volta è avvenuto esattamente lo stesso. Mi dica la sua idea. Ma sì, quell'inglese. Si sforza di parlare in tedesco e non lo sa. Lei si esprime male e lui capisce fischi per fiaschi. Lui chi? Di chi parla? Dell'assassino. In preda al panico, l'uomo si preoccupa solamente di trovarsi una via di scampo, la maniera di non farlo sapere a nessuno. Non pensa ad altro. Questo solo gli importa. Eh? È così che si può arrivare all'omicidio. Beck è sposato, non è vero? Non parlavo mica di Beck. Che lei sappia, va d'accordo con la moglie? Molto. Il loro è un matrimonio riuscitissimo. Perfetto. Hans è l'ultimo che avrebbe bisogno di questi ripieghi. Mm-hmm. Lei quindi non gli addosserebbe questo delitto? No. Ma quanto conta la mia opinione? Per noi conta moltissimo, glielo assicuro. Allora escludetelo. Ci metterebbe la mano sul fuoco? Oh, la sicurezza non sia mai al 100%. Lei era presente? Nemmeno io lo ero. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Come vedi, sono tornato. Buongiorno. Buongiorno. Questi signori hanno bisogno di qualche mio indumento per l'inchiesta. Gli abiti che hai indosso? Sì, vogliono che mi spogli. Le procedure della polizia sono misteriose. Ma cosa vuol dire? Chi lo sa. È una formalità, signora. Capito? Per una formalità devo restare in maniche di camicia. O volete anche la camicia? Naturalmente. Ah. Vieni. Anche le scarpe? Sì, sì, anche le scarpe. Mi dispiace, ma come l'ho già detto, signor Beck... Sì, lo so, è una formalità. Le faremo riavere tutto quanto al più presto. La prego, anche gli slip. Il negozio è chiuso? Momentaneamente. C'è la polizia. È tornato, Hans? Sì, sì. Hanno voluto che si spogliasse. Servono i suoi indumenti per l'inchiesta. Siamo a posto, signor Beck. Arrivederla. Arrivederci. Andiamo, Schultz, torniamo in centrale. Quelli del laboratorio avevano fretta. Arrivederla, signore. Buongiorno. Sono fregato. Ormai sono in trappola. Mi accuseranno. Loro sono a posto. Mi hanno messo le grinfie addosso. Ma non dire assurdità. Assurdità! Certo! È impossibile che ti accusino! Che diritto avrebbero di farlo? Dammi da bere. Cosa vuoi? Grappa. Ho un'unica speranza. Nel bosco c'era una macchina. Che macchina era? Un'automobile, l'ho sentita. Dove l'hai sentita? Nel bosco. E non sono il solo. Grazie. È una prova decisiva, dicono. Se l'automobile c'era, da quella parte non è venuta davvero. Se no, sarebbe passata davanti alla scuderia. E lì non hanno visto nessuna automobile. Ma hanno visto il camion di Burgstaller? Sì. Ma se c'era anche un'automobile... Allora proveniva da sotto. Ma doveva comunque passare davanti alla scuderia. Non è detto. Può essere arrivata fin qui e qui l'uomo ha visto la ragazza. Lei stava riparando la bicicletta e lui si è fermato per parlarle. Sì, ma da là veniva Burgstaller. Il quale non ha visto macchine. Può essere spiegabile. Se la macchina si trovava lì parcheggiata e Burgstaller veniva in qua da quella direzione, stando seduto a sinistra, perché è a sinistra il posto di guida, l'auto in questione, ferma là dentro, là seminascosta dagli alberi, è possibile che non l'abbia vista. Mettiamo che non trovino la macchina.
Ma non possono mica concludere che sei stato tu. Quali prove hanno, scusa? Sul luogo c'era anche il boscaiolo, mica solo Hans. Sì, ma è diverso per lui. Manfred, non dirlo. Ma cosa vuoi nascondere ancora? Si scoprono gli altarini ormai. Cosa dici? Ma quali altarini? In un caso di omicidio si va fino in fondo. La valanga, mio caro, non si ferma. Sembra quasi che lo accusi. Manfred, parla. Lui ha già avuto una storia molto simile. Volevamo tenertelo nascosto, ma ora devi sapere. Ha fatto 2 anni di prigione. Ma chi? Ma come chi? Di chi stiamo parlando? Hans. Sì. Per stupro e per tentato omicidio. Non è vero. Lui... Ma cosa continui a negare? È così. Ha avuto una condanna per stupro e per tentato omicidio. Hans, guardami. Perché non mi guardi in faccia? È la verità? Manfred ha ragione? Ho ragione, sì. È successo 8 anni or sono. Per questo mi ha telefonato subito e poi mi ha mandato dalla polizia. Voleva farglielo sapere prima che lo scoprissero per conto loro. Sperava di mettersi in buona luce con gli inquirenti parlando lui stesso di quel fattaccio. Si fa per dire a lui stesso. Ha mandato me perché lui non se la sentiva. Non ne aveva il coraggio. Ora però ci ripenso e mi chiedo perché non ne ha avuto il coraggio. Scusa, sai, Hans. Il fatto di allora com'era? Dimmelo, Hans. Voglio saperlo da te. Quello è il podere chiamato Vecchio Mulino. La macchina dovrebbe essere passata di qua. Posto abbastanza isolato. Qui i campanelli non si usano. È un'invenzione ancora sconosciuta. C'è qualcuno? Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo della polizia criminale. Avanti, venite avanti. Grazie mille. Favorisca. Siete venuti fino qui per quella poveretta morta nel bosco, vero? Eh già. Quanti anni aveva? 18. Soltanto. Non parliamo d'altro, io e mia moglie. Lei come si chiama? Ruppolt. Stia a sentire, signor Ruppolt. Questa mattina, fra le 8:30 e 9, ha notato per caso qualcosa di insolito, di fuori del normale? Io e mia moglie ci abbiamo già pensato sopra, perché se ci chiedevano, volevamo dare informazioni utili. Ma io ero nella stalla e mia moglie lavorava dietro la casa, dove abbiamo l'orto. Io le faccio una domanda precisa. A quell'ora ha sentito passare una macchina? Io non ho sentito niente, però... Lo domandi a mia moglie. È uscita per andare alla posta poco fa. E poi all'emporio. E starà via per molto? No, ci sta per poco. Qua è il suo da fare. Possiamo aspettarla? Con piacere. Sedetevi pure. Grazie. Non rifiuterete un goccio d'acqua vita? No, no. Fatta in casa. Io ti credo, Hans. Fino in fondo. Vogliamo star soli. Affar vostro, fate pure. Ma io la mia opinione me la tengo.
Berger. Sì, passamelo. Ispettore Berger. Chi parla, prego? Ah, sì, lo so, è l'amico del signor Beck. Infatti, io ho fatto una deposizione volontaria. Ora ne so di più, vorrei completarla. Ho parlato col mio amico e lui mi ha fatto una specie di confessione. Non proprio, quasi. Sì, sto andando appunto a casa. Bene, vi aspetto. Sì, buongiorno. Cioè lei ha sentito due macchine, signora Ruppolt? Sì, la macchina del latte che passa tutte le mattine e un'altra macchina. Un camioncino anche quella? Ecco, sa, io non so dire con tanta precisione, però faceva meno rumore della macchina del latte. E quale ha visto passare? Ma nessuna delle due. Ero nell'orto, perciò capisce. Poi però, quando sono tornata in cucina, ecco, allora sì, è passata un'automobile sulla strada. E quella l'ha vista? Sì, quella sì. E ha visto dove andava? Sì, verso la città. La guidava un uomo. Potrebbe descrivermelo? Oddio, no davvero. È passato in fretta. E la vettura, quella, potrebbe descriverla? Era un'auto utilitaria o di lusso? Una macchina aperta o chiusa? No, un'utilitaria non era. Era una macchina grande. Forse ha notato il colore, se lo ricorda? Quello sì che me lo ricordo, era rossa. Beh, tutto sommato ci basta. Grazie, signora Ruppolt. Prego. Col suo aiuto abbiamo fatto un passo avanti, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Una macchina rossa di cilindrata media. Dove l'abbiamo vista? Di fronte alla centrale del latte. E al negozio di Beck. Sì, l'amico di Beck andò via con una macchina simile. Ma questo non vuol dire per che... Per carità, no, no, no. Ma ora mi ricordo che quando ho interrogato Beck, lui... Fammi sentire. Bavaria 127 per Isar, rispondetemi. Pronto, Berger. Sì, dammelo in linea. Ho una novità importante. Manfred Donk? L'ha detto con chiarezza? No, l'ha appena accennato, ma ci aspetta a casa tutto il giorno se vogliamo parlargli. Beck avrebbe fatto una confessione in sua presenza? Quasi non vuol dire niente, o l'ha fatta o non l'ha fatta. Sì, va bene. Tirami fuori il verbale dell'interrogatorio di Beck. Proprio all'inizio ci deve essere una frase dove Hans Beck dichiarava che aveva piuttosto fretta di tornare a casa perché stava aspettando una visita. Ce l'ho qui davanti, un momento. Sì, ho trovato. Sì, sono andato subito a casa. Avevo fretta perché avevo un appuntamento con Donk dopo. Stavo andando piano con la bicicletta e mi sono arrabbiato. La spingevo a mano per via delle piante. La cassa dei fiori pesava e io... Grazie, così è sufficiente. Ciao, mi farò vivo io. Come mai aggrava i sospetti sul suo amico? Beck ha detto di aver fretta perché Donk doveva fargli visita. Se Donk sapeva che l'amico era al vivaio, forse gli è andato incontro per aiutarlo a portare la cassa, che pesava. Bisogna appurare se ne era informato, Harry. Mio Dio, che razza di imbecille sono. Perché? Donk ha detto che la ragazza era inglese, come lo sapeva? Ha detto inglese? Sì, quando ho parlato con lui a casa sua. Complimenti. Sì, mi ha telefonato dicendo che arrivava. Io l'ho avvisato che Hans era al vivaio, che quindi non doveva affrettarsi. Ha detto che sarebbe andato incontro a suo marito? L'ha proposto, pensando di essergli utile. Ma io ho risposto che ce l'avrebbe fatta da solo. Donk sa dove è situato il vivaio? Saprebbe arrivarci? Sì, una volta ci siamo andati insieme. Dovevo trasportare dei piccoli abeti e la macchina di Manfred è più spaziosa. Anche in quell'occasione ha attraversato il bosco? Sì. È vero che non è permesso, ma è più breve. Ma con quale scopo me lo chiede? Non è che supponete... Non può essere stato di certo lui. E quando io l'ho chiamato era ancora a casa sua. O forse era di nuovo a casa sua.
Posso usare il telefono? Sì, sì. Venite, vi aspettavo. Da questa parte, ispettore. Grazie. È una questione di coscienza, non potevo tacere più a lungo, ecco perché vi ho chiamati. Hans è mio amico, però è un dovere preciso. Vuol dare uno sguardo giù in strada? Cosa stanno facendo alla mia macchina? La esaminano per vedere se ha residui di terriccio del bosco sulle ruote e inoltre rilevano le impronte dei battistrada in caso coincidessero con quelle trovate sul luogo dell'omicidio. Qui c'è il mandato di perquisizione firmato dal giudice. Dov'è la sua camera da letto? Sopra. Da un'occhiata. Per favore, si vuoti le tasche. Metta sul tavolino. Non c'è altro? Una ricevuta di una lavanderia espressa. Data di oggi. Calzoni, camicia. Fa mettere tutto al sicuro. Stamattina lei ha parlato al telefono con la signora Beck e le ha chiesto se doveva andare incontro a suo marito. La signora le ha detto che non era il caso. Ma lei ci ha ripensato, vero? E gli è andato incontro. Era pratico della strada e attraversando il bosco ha visto la ragazza con la bicicletta. La ragazza stava riparando una ruota. Scusi tanto, per favore, ma io ho guastato la mia bicicletta. It's broken. È broken? Yes. Mi faccia un po' vedere. Ah, è bella sgonfia. Sgonfia? Da dove viene? From England, Liverpool. E cosa fa in Germania? Impara a andare in bicicletta? No, io imparo sua lingua. Le aggiusto io la ruota. Ha la busta dei ferri? Busta di? E questo cos'è? Oddio, non so come dirlo. Io... ho tutto cose che serve, ma sono un disastro. Non mi ascolta più? Certo che l'ascolto. Comunque non basta il sospetto, bisogna... Finisca la frase. Provarlo. Se le impronte delle gomme della sua macchina corrispondono a quelle rilevate dai nostri esperti, la prova è inconfutabile. È come se avessimo trovato le sue impronte digitali. Prima dovrei togliere di mezzo la mia macchina, se no blocca il passaggio. Se c'era la sua auto, c'era anche lei. Com'è successo? Me lo dica. Io non ero nel bosco. E non ho visto la ragazza. Io non parlo inglese, ma qualcosa so dirlo anch'io. I love you. I love you, I ti amo. Dici sul serio? Sul serio? Oh no, no, vieni, oh no, no, è proibito. Hai il fuoco, il fuoco. Tanto ti prendo. Oh, I lost my shoe. Cos'hai detto? Hai visto che ti ho preso? Oh.
Buona, non farti sentire, c'è qualcuno. Ma c'è di più, lo sa? Lei è stato visto. È passato presso il podere Vecchio Mulino. Si prepari a sostenere un confronto. Perché ha ucciso quella ragazza? Sta zitta! Che succede? Giù! Come andò a Beck? Prima ti provocano e dopo... Non volevo finire come lui. Fare 2 anni di prigione.